Benvenuti a questo secondo incontro del mercoledì, il 21° incontro del corso di analisi dei dati per il marketing. Allora, stamani abbiamo cominciato ad introdurre i concetti di analisi delle corrispondenze. Si parte da una tabella di contingenza, c'è una tabella in cui l'incrocio delle righe, delle colonne, ci sono le frequenze, i conteggi, dove N, I, J è il numero di unità statistiche che presentano la modalità I del fenomeno X e J del fenomeno Y, la sommatoria degli N e J è N piccolo. Invece al contrario noi indichiamo con N grande la matrice che contiene tutti i numeri della tabella di contingenza. Allora, abbiamo introdotto i concetti di masse e di profili, righe e colonne. La massa della riga iesima è l'importanza della riga iesima, cioè quante unità ci sono nella riga iesima rispetto al totale. Con riferimento al nostro file di Excel, la massa della riga, terza riga, commercianti è 5 su 426. Quanti elementi ci sono nella riga iesima rispetto al totale? La massa della colonna jesima, per esempio in questo caso degli acquisti giornalieri, della modalità di colonna giornaliero, 177 diviso 426 è la massa della colonna giornaliera. Quante unità ci sono che hanno effettuato acquisti di tipo giornaliero rispetto al totale complessivo? Per passare dalla matrice che contiene le frequenze assolute alla matrice dei profili riga si divide per il totale di riga. Perciò questo sarà B5 diviso F5 diviso il totale di riga. Nella matrice dei profili riga la somma di ogni riga è 1. Certo, divido per il totale di riga. Nella matrice dei profili colonna io divido per il totale della colonna, divido ogni numerino per il totale della colonna. Nella matrice dei profili colonna, la somma degli elementi all'interno di ogni colonna è 1. Vedete, la somma è 1. Somma di questi elementi è 1. E perciò le masse di colonna, questo 0246, 04415, presentano un'importante interpretazione, non solo come importanza della colonna jesima, ma presentano l'importante interpretazione che le masse di colonna non sono altro che i profili medi di riga. Cioè, se moltiplico tutti coloro che hanno effettuato l'acquisto last minute, il profilo di riga per l'acquisto last minute per la massa di riga 0,250 per 0,009, 0,244 per 0,192 più diviso il totale delle masse di righe, ma il totale delle masse di righe è 1. Questo non è altro questo che il profilo medio di riga. Siete d'accordo? Profilo medio di riga, faccio una media ponderata di tutti i valori di tutte le righe. Il profilo medio di riga non è altro che la massa di colonna. Lo vedete anche da questa espressione. Perciò questa qua è la matrice che contiene i profili riga, perché divido per il totale di riga, divido per FI punto. Perciò questa sommatoria per I che varia da 1 a R per ogni riga, perciò la media dei profili di riga è la massa di colonna. Similmente questo è dato dal prodotto di tutti questi elementi che sono nella colonna C per quelli che sono nella colonna F, e questo non è altro che la massa della seconda colonna. Similmente questo è tiene la massa della quarta colonna, della terza colonna e così via. Cioè, le masse di colonna, importanza della colonna jesima, non sono altro che le medie dei profili riga. Le masse delle righe jesime non sono altro che le medie dei profili colonna. Le masse di riga, queste masse di riga,
l'importanza della riga iesima, quante unità ci sono nella riga iesima rispetto al totale, questa è una media ponderata. Perciò questo F.J e questa Fi. Non sono altro che i centroidi, le medie aritmetiche, rispettivamente dei profili di riga e di colonna. Allora, profili colonna, questo qua l'abbiamo detto, perciò l'analisi dei profili riga può essere considerato come lo studio di R punti in uno spazio a C-1 dimensioni. L'analisi dei profili riga, questa, può essere considerato come l'analisi di R punti in uno spazio che è a 3 dimensioni. Perché non 4 dimensioni? Perché la somma di questi 4 numerini deve dare 1. Perciò se è uno spazio di dimensione 3, non 4, una volta fissati i primi 3 numeri, il quarto è dato. Perciò l'analisi dei profili riga può essere visto come n punti che sono in questo caso in uno spazio di dimensione 3. Similmente, l'analisi dei profili colonna può essere vista come lo studio di C punti in uno spazio a R-1 dimensioni. L'analisi dei profili colonna, qua io tutti questi numerini li posso mettere a piacere, ma l'ultimo è fissato perché la somma di ogni colonna è 1. Perciò può essere vista come l'analisi di C punti, perciò di 4 punti, in uno spazio che ha dimensioni, numero di righe della tabella, meno 1. Detto questo, il nostro obiettivo è passare, per quanto riguarda le righe, da uno spazio di C-1 dimensioni a uno spazio di dimensione 2, similmente qua, passare da R-1 dimensioni a uno spazio di dimensione 2. Lo spazio di dimensione 2 riesco a visualizzarlo nel mio grafico, è chiaro che ci sarà una perdita di informazioni e come nell'analisi in componenti principali devo quantificare la perdita di informazioni. Bene, allora abbiamo detto che l'interpretazione delle masse di righe, delle masse di colonna, i punti che si riferiscono alle masse di rigo o alle masse di colonna, li metto in una matrice diagonale. Perciò questi i punti che sono le masse di riga, questi, io li vado a mettere in questa matrice diagonale. Perciò ho questi punti che sono le masse di riga, qua con questa bella funzione se, io li vado a mettere in una matrice diagonale. Perciò per noi questa è la matrice di Cohn-R. La matrice viene chiamata di Cohn-R. La matrice che contiene sulla diagonale principale le masse di righe, le masse di riga, e cioè i profili medi di colonna. Similmente, la matrice di Cohn-C, la matrice di Cohn-C è la matrice che contiene sulla diagonale principale le masse di colonna, i profili medi di riga. Allora, noi chiamiamo C, oppure chiamato CC perché C non si può chiamare perché va in conflitto con la colonna C, CC il vettore che contiene le masse di colonna, D grande C, la matrice diagonale che contiene sulla diagonale principale le masse di colonna di C, poi qua ci sarà RR, vettore che contiene le masse di riga, similmente matrice di Cohn-R, matrice diagonale che contiene sulla diagonale principale le masse di riga, profili medi di colonna. Bene, a questo punto abbiamo detto che come si faceva nell'analisi in componenti principali, e cioè si partiva da una matrice che era in termini di scostamenti dalla media o di variabili standardizzate, se volete. Anche qua, data la matrice dei profili righe, dei profili colonna, io voglio togliere le medie. Ma le medie cosa sono? Queste masse di righe e masse di colonna. Cioè, questa operazione, prendere le frequenze relative
e togliere gli FI punto o gli F punto J è un'operazione di centratura. Sì, perché toglie le medie di righe, toglie le medie di colonna. Da questa matrice dei profili righe ci tolgo le medie di righe, ci tolgo le medie di colonna. E in termini matriciali, questa FI punto per F punto J equivale, se volete, in termini matriciali, equivale a fare il nostro vettore che contiene le masse di riga per il vettore che contiene le masse di colonna. Questo R per C trasposto. Similmente, fare questa operazione, dividere per la radice quadrata delle masse di riga e delle masse di colonna, è equivale a, se volete, a standardizzare la mia matrice di partenza. Cioè, come nell'analisi in componenti principali, io partendo dalla matrice di partenza X ottenevo la mia matrice di dati standardizzati Z, anche in questo caso, rimuovendo il prodotto delle masse di riga per le masse di colonna e dividendo per la radice quadrata delle masse di riga per le masse di colonna, opero un'operazione di centratura e di normalizzazione. Questa matrice S, che in termini matriciali può essere ottenuta come dicono R per P, è la matrice che contiene le frequenze relative. E lo facciamo in Excel. Lo facciamo in Excel e poi lo facciamo in MATLAB. Molto più semplice farlo in MATLAB, eh? Però se una persona insiste a farlo in Excel, se lo fa in Excel, ed eccolo qua. La nostra matrice S, eccola qua. Questo è implementato, matrice prodotto della matrice inversa di radice di D con R. Per la matrice prodotto di questa n con i j diviso n, meno matrice prodotto di R per C trasposto. Eccolo qua, R per C trasposto. R per C trasposto per l'inversa della matrice radice quadrata di D. Insomma, qua mi ottengo questa matrice S. Devo implementare questa forma. O l'implemento in questo modo, o l'implemento in questa maniera qua, che mi prendo le mie frequenze relative e li moltiplico per il totale delle frequenze marginali di righe di colonna, insomma, questa matrice, oppure questa matrice è la stessa cosa. E questa corrisponde alla nostra matrice Z, la matrice scalata e centrata, la matrice degli scostamenti standardizzati. Allora, io qua ve l'ho fatto vedere la dimostrazione che FI punto F punto J erano delle medie. Qua mi dovete credere che anche questi sono anche nello stesso tempo anche delle standard deviation. Allora, questa matrice S io me la posso fare in Excel oppure in MATLAB. Allora, andiamo a vedere nel nostro file MATLAB, mi carico i dati dentro MATLAB. Aspettate che cambio folder. Mi carico i dati dentro MATLAB. Caricati i dati dentro MATLAB, mi vado a fare la tabella di contingenza, vado a riordinare la tabella di contingenza e così in modo tale. Quello l'abbiamo visto stamattina, in modo tale che qua ci siano l'ordine che voglio io con le modalità di righe di colonna. Insomma, questa n table è esattamente quella che avete in Excel, se voi fate girare fino alla riga 85. Poi mi vado a calcolare le matrici dei profili riga, matrice dei profili riga, divido per il totale di riga. Sum n,2 è la somma per ogni riga. Sum n,1 mi fa un vettore riga che contiene la somma di ogni colonna. Questa qua è la matrice dei profili riga e la matrice dei profili colonna, profile rows e profile calls. Perciò profile rows corrisponde esattamente a questa matrice qua dei profili riga. Profile calls
corrisponde esattamente alla matrice del profili colonna. Qua la somma di ogni colonna è 1, dentro profile rows la somma di ogni riga è 1. Poi mi vado a calcolare la mia PI, che è la matrice delle frequenze assolute diviso N piccolo, diviso il totale delle unità campionarie, somma di tutti gli elementi nella tabella di contingenza, la matrice PI. La somma di tutti gli elementi della matrice P è 1. Bene, mi vado a calcolare rispettivamente le masse di riga, le masse di colonna, il vettore R che contiene le masse di riga, il vettore C che contiene le masse di colonna. Vedete, questa è R e C. Li vado a mettere nelle matrici diagonali, D con R, D con C, che sono esattamente queste matrici diagonali che ho visto in Excel. Ecco, questa qua era la matrice D con R, e qua c'era la matrice D con C. Perciò qua D con R contiene sulla matrice, contiene sulla diagonale principale le masse di righe, D con C la matrice che contiene le masse di colonna. Ok, verifico poi che le masse di colonna non sono altro che profili medi di righe e viceversa. Questo qua è per il controllo. Bene, a questo punto mi vado a costruire la matrice, mi vado a costruire questa matrice S. Vedete questa formula? Qua c'è P meno RC trasposto. Vedete, faccio P meno RC trasposto. Vedete, quello che c'è nella formula, qua che è scritto nella slide, vedete, è questa, vedete, in MATLAB, quello che io scrivo qua, che scrivo qua, è esattamente quello che premetto, vedete, D con R alla meno un mezzo per P meno R per C trasposto per D con C elevato alla meno un mezzo. E questa qua è la matrice che viene, la matrice S. A vedere in Excel questa matrice S, eccola qua. Questa è la matrice S. Va bene? Cioè, in Excel devo penare un po' di più con questa matrice prodotto, matrice inversa, matrice trasposto, certo. Come al solito, poi tutti i calcoli avanzati farli in Excel. Ecco, vediamo allora questa matrice S. Allora, questa operazione che abbiamo fatto, fi punto per f punto j, questa fi punto sarebbe n punto diviso n, questa f punto j sarebbe n punto j diviso n. Quest'operazione qua di centratura e di riscalatura, quest'operazione, ha delle analogie con il chi quadrato. Vi ricordate che nel chi quadrato si faceva la differenza dei quadrati tra le frequenze effettive e le frequenze attese? E qua la stessa cosa. Lo faccio con questa operazione. Allora, andiamo un po' a vedere qual è la relazione tra gli elementi di questa matrice, la somma dei quadrati degli elementi della matrice S e l'indice chi quadrato. Questo adesso è il nostro obiettivo. Perciò vedere la relazione tra la matrice S e l'indice chi quadrato. Questo qua di sotto. L'indice chi quadrato. L'indice chi quadrato e qua c'è la matrice S. Allora, questa è l'espressione dell'indice chi quadrato. L'indice chi quadrato, qua ho diviso per n al quadrato numeratore e denominatore. Dividendo per n al quadrato, quello che è nij mi diventa fij. Fij star, qua nij diviso n, nij diviso n è f, nij star diviso n è f punto ij star. Questo n di questo n al quadrato qua, questo quadrato mi va a finire qua al numeratore. Capito? Perché il denominatore del denominatore e mi va a finire qua al numeratore. Mi va a finire al numeratore
E questo n può essere portato nel lato sinistro dell'equazione come denominatore. Cioè, tutto questo per dire che la somma dei quadrati degli elementi della matrice S non è altro che l'indice chi quadrato diviso n. La somma dei quadrati degli elementi della matrice S non è altro che l'indice chi quadrato diviso n. Certo. Perché qua dobbiamo tenere presente che questa operazione, qua c'è anche questa interpretazione aggiuntiva, che qua vada a togliere le medie dei profili riga e dei profili colonna, ma queste sono anche le frequenze attese nell'ipotesi di indipendenza. Cioè io vado a confrontare le frequenze effettive con le loro medie, ma le medie sono le frequenze attese nell'ipotesi di indipendenza. E similmente si può dimostrare che queste sono i sigma nell'ipotesi di indipendenza. Cioè, qua vado a fare un'operazione di centratura, vado a togliere le medie e dividere per i sigma, cioè vado a fare la matrice degli scostamenti standardizzati. Come nella matrice degli scostamenti standardizzati, la somma dei quadrati di tutti gli elementi della matrice Z è la varianza totale, se volete, somma dei quadrati diviso n-1 è la varianza totale, anche qua. La somma dei quadrati di tutti gli elementi della matrice S si può interpretabile come una varianza totale, che non è altro che l'indice chi quadrato diviso n. Allora, che proprietà aveva l'indice chi quadrato diviso n? L'indice chi quadrato diviso n non è altro che l'indice phi al quadrato. Perciò. Se vi ricordate, questo anche relazione con l'indice di Cramer, perché l'indice di Cramer era φ per la radice quadrata del minimo tra R-1 e C-1. Cioè, questa somma dei quadrati degli elementi della matrice S, nel caso della tabella di contingenza, nel linguaggio dell'analisi delle corrispondenze, viene chiamato inerzia totale. È la cosiddetta varianza totale della tabella di contingenza. Qual è il massimo numero, il massimo valore che può assumere questa varianza totale? E cioè, nella matrice degli scostamenti standardizzati, io che ho la traccia delle varianze è P, perché le variabili sono standardizzate. Anche qua, qual è il massimo valore che può assumere l'inerzia totale? Il massimo valore che può assumere l'inerzia totale è il minimo fra il numero di righe meno 1 e il numero di colonne meno 1. Questa è la massima inerzia, la massima variabilità possibile, la massima distanza possibile tra le frequenze effettive e le frequenze teoriche, che è il minimo tra il numero di righe meno 1 e il numero di colonne meno 1. Questo perché? Perché questo è per definizione, per l'indice di Cramer, era φ diviso il suo massimo. Cioè il massimo valore che può assumere l'inerzia totale è semplice da calcolare, è il minimo tra il numero di righe meno 1 e il numero di colonne meno 1. Allora, vediamo tutte queste cose in Excel. Io ho questa matrice S, la somma dei quadrati, la somma dei quadrati di tutti gli elementi della matrice S, questa qua, la somma punto Q, di tutti gli elementi della matrice S, somma punto Q, questo è in questo caso 0.16, questo è il chi quadrato diviso n, ossia l'indice φ al quadrato. L'indice di Cramer poi sarà la radice quadrata di questo φ per la radice di 3. Radice di 3 perché il minimo tra R-1 e C-1. Qua ci sono quattro colonne. E quante righe ci sono? Ci sono quante righe? Sono 12 o 13, sono 13 righe, perciò il minimo tra R-1 che è 3, no, il minimo tra R-1 che il minimo tra R-1 R-1 è 12, il minimo tra 12 e 3, C-1 è 3. Perciò l'indice di Cramer in questo caso è questo chi al quadrato diviso n sotto radice, l'indice φ,
Questo sarebbe φ al quadrato, che quadrato diviso n sarebbe φ al quadrato, perciò radice quadrata di φ al quadrato mi viene φ diviso radice di 3, e questo qua è l'indice di Cramer. Questo qua è l'indice di Cramer, ci dice che la relazione è il 23% del valore massimo possibile. Questo si può interpretare, perciò questa somma dei quadrati della matrice S come la varianza totale della tabella di contingenza. Vediamo adesso anche un'altra interpretazione. Allora, il massimo valore che può assumere l'inerzia è dato dal minimo 3R-1 e C-1, in questo caso 3. Allora, questo qua abbiamo detto che è la varianza totale della tabella di contingenza. Cioè, ci chiediamo, come facciamo a andare a vedere quanto è nella matrice dei profili riga? Nella matrice dei profili riga questa. Quanto è distante questo profilo da questo profilo? Beh, è lecito fare 0,4 meno 0,2 al quadrato più 0 meno 0,5 al quadrato più 0 meno 0 più 0,6 meno 0,3 al quadrato. Ma c'è anche da dire che quando vado a fare la distanza tra queste due righe, io devo tener conto che ogni colonna ha un peso diverso. D'accordo? Perciò, quando vado a fare questa distanza tra due generiche righe, io devo tener conto dell'importanza delle cosiddette masse di colonna. Perciò la distanza, per esempio, tra questa riga e la riga media, cioè che la massa di colonna media, lo vedete anche qua, vedete, questa qua è la matrice dei profili riga, meno F punto J, e vuol dire che è il profilo medio. Questo qua sarebbe la distanza tra il profilo medio, la distanza tra il profilo iesimo rispetto alla sua media. Vedete questa I bar, cioè il profilo medio. Il profilo medio, cioè la massa di colonna. La massa di colonna è il profilo medio di riga. Dunque, andiamo a vedere questa forma. Questa formula, vedete, che è implementa esattamente questa. Andiamola a vedere e togliamo qua. Allora, qua ci dice, mi fai la radice quadrata di che cosa? Della somma, di che cosa? Qua c'è il profilo 1, il profilo riferito alla riga 1, meno il profilo medio, che è questo. Ho implementato quello che c'è qua nella tonda. Al quadrato, questo al quadrato, diviso il profilo medio, diviso il profilo medio, ok, diviso il profilo medio, ok, fa la somma di tutto questo. E vediamo un po' questa parentesi tonda, ce n'è ancora un'altra, vediamo un po' il matching delle parentesi, eccolo qua. Sì. Ok, questa sarebbe la distanza di quanto è distante gli artigiani da quello che è il profilo medio. È una distanza appunto che tiene conto del fatto che qua ci sono diverse masse di colonna, perciò diversa importanza. Invio ed eccolo. Va bene, poi lo faccio per la seconda. Lo faccio per la terza, lo faccio per la quarta, lo faccio per la quinta e così via. Allora, qua vedete segnate in grassetto i profili che si discostano maggiormente dalla media, che i profili sono quelli dell'imprenditore, del commerciante e dello studente. Questi qua sono i tre profili che si discostano di più dalla media. Questo qua, questa distanza del profilo iesimo dalla media, questo che abbiamo appena implementato, questa distanza del profilo iesimo dalla media, è come se fosse uno scostamento, un iscon i meno m al quadrato. Questo si può interpretare come uno scostamento dalla media al quadrato. La distanza del profilo i dalla media, quanto iscon i, questo profilo di riga iesimo, si discosta dal profilo medio. Questa è l'interpretazione di questi numerini.
Questa qua è la distanza, c'è la radice quadrata, ma il suo quadrato è un iscolì meno m al quadrato. Ora, se io prendo questo iscolì meno m al quadrato e lo pondero con l'importanza, lo pondero con l'importanza della riga iesima, con la massa della riga iesima, e questa è una varianza totale, lo riconoscete, questo qua è un iscolì meno m al quadrato per f con i. Questa non è altro che l'espressione della varianza totale. Perciò la distanza era un iscolì meno m, la distanza al quadrato per f con i è il quadrato dello scostamento pesato. Se faccio la somma, e questa è una varianza, qua ci manca il denominatore, ma il denominatore è la sommatoria degli f di i, ma degli f i punto, ma la sommatoria degli f di i punto è 1. Sommatoria delle frequenze relative di ogni riga è 1, perciò questa è effettivamente una vera e propria varianza. Allora, se io prendo questa distanza, ne faccio il quadrato e lo pondero, qua faccio, vedete, h23 al quadrato e lo pondero con la massa di riga, questo, lo faccio anche per il secondo, per il terzo, cioè questa espressione che vedete qua, questo è questa distanza di ogni elemento al quadrato per la massa di riga. E qua faccio la somma di tutte queste cose, faccio la sommatoria per i che vale da 1 a r, questa quantità qua, che è una varianza totale, perché la sommatoria degli scostamenti della media, ponderati con le loro frequenza, questo non è altro che il chi quadrato diviso n, che è quello che abbiamo visto prima, non è altro che la somma dei quadrati degli elementi della matrice S. Cioè, effettivamente, la somma dei quadrati degli elementi della matrice S, qua è 0, 166, questa. Non è altro che la sommatoria di questi quadrati. Non è altro che il chi quadrato diviso n. Perciò il chi quadrato diviso n è la varianza totale della tabella di contingenza, ossia è la sommatoria dei quadrati delle distanze di ogni profilo iesimo dal profilo medio, ponderati per la frequenza iesima. Ed è interpretabile come la varianza totale della tabella di contingenza. Varianza totale, esattamente. Perciò, questo qua, vedete, quello dice una media ponderata degli scostamenti al quadrato dalla media, è una varianza. Ed eccola qua la formula. Qua l'inerzia totale, misura del grado complessivo di dispersione attorno al profilo medio. È equivalente alla traccia della matrice R, la somma delle varianze, la quota di varianza totale che deve essere spiegata. Similmente, tutto quello che io ho fatto riferito alle righe lo posso fare riferito alle colonne, perciò posso fare anche la distanza di ogni profilo di colonna dal profilo medio e poi posso andare anche lì a vedere a fare questa formula ma riferita ai profili colonna. Dunque, eccola qua. Questa perciò è la distanza di ogni colonna dal profilo medio. Quanto questa colonna dei last minute si discosta dal profilo medio? Poi, similmente qua, quanto la colonna degli acquisti giornaliero si discosta dal profilo medio. Questa qua è la distanza di ogni punto colonna dal profilo medio. Allora, il punto colonna che si discosta di più è quello relativo all'acquisto in ricorrenze. Il punto colonna che si discosta di meno è quello relativo agli acquisti giornalieri. Perciò, questo ponderato per la sua frequenza, f.j, l'importanza della colonna j-esima mi dà luogo a quella somma di tutti questi e l'inerzia totale. Inerzia totale ottenuta come media ponderata della distanza al quadrato dei profili colonna dal profilo medio. Insomma, vedete come tutto torna in statistica. Questa matrice S, la matrice degli scostamenti standardizzati, la somma dei quadrati degli elementi della matrice S è la varianza totale della tabella di contingenza, ossia
è il valore dell'indice K quadrato diviso n, indica quanto sono distanti le frequenze effettive dalle frequenze teoriche nell'ipotesi di indipendenza. E come nel caso delle componenti principali si faceva la scomposizione in valore singolare della matrice Z, qua si fa la scomposizione in valore singolare della matrice S, in termini di U, in termini di gamma e in termini di V. Perciò tutto quello che io ho visto con l'analisi in componenti principali, adesso lo vado a fare con riferimento alla matrice S. Teniamo presente che la somma dei quadrati della matrice S non è altro che la varianza totale della tabella di contingenza, come la somma dei quadrati degli elementi della matrice Z era la varianza totale diviso n-1 in questo caso. Ok? Allora, invece di essere qua in uno spazio a quattro dimensioni, invece di prendere tutte queste quattro dimensioni, io prendo le prime due. Qua prendo questo blocchettino 2x2. E qua prendo i primi due autovettori. Questa è la riduzione delle dimensioni. Qua ho uno spazio di dimensioni 2. Questo gamma poi lo posso mettere nelle righe, lo posso mettere nelle colonne. Questo gamma contiene le radici quadrate degli autovalori della matrice S trasposto S. La somma dei quadrati della matrice traccia di S trasposto S, cioè la traccia di S trasposto S, cioè la somma dei quadrati della matrice S, coincide con la somma dei quadrati dei valori singolari, come nel caso delle componenti principali. Cioè la somma dei quadrati di questi quattro numerini non è altro che l'inerzia totale, la varianza totale della tabella di contingenza. Come nel caso dell'analisi in componenti principali, che io avevo che la somma dei quadrati dei valori singolari era la traccia della matrice R. Anche qua la somma dei quadrati dei valori singolari è la varianza totale della tabella di contingenza e perciò questo 0,1658, e cioè il K quadrato diviso n. Allora, io mi vado a calcolare questa matrice S, si dimostra che questa è la migliore approssimazione di rango 2, capito? Vedete, questa matrice S è una matrice che ha rango 3, questa matrice S, cioè sono solo 3 gli autovalori diversi da 0, tant'è vero che quando vado a fare la scomposizione completa, un autovalore la sua radice quadrata è 0. Vedete, questo qua è lo 0 del computer, un e meno 17. Questo qua è esattamente lo 0 del computer. Qua sono in uno spazio di dimensione 3, ma il gioco lo fanno questi due. Io poi voglio andare a ricostruire la matrice S solamente con queste due colonne, solamente con questo blocchetto, solamente con queste prime due colonne di V. Allora, abbiamo detto che si costruisce la matrice S, si cerca la migliore rappresentazione di rango 2, questo qua bisogna generalizzare la scomposizione in valori singolari e dopo che io faccio la scomposizione in valori singolari di questa matrice S, in termini sempre di autovettori, autovalori, eccetera, eccetera, mi trovo le coordinate di riga e le coordinate di colonna. Allora, questi U e V non sono altro questi I e V, questo qua è U con 1, questo è U con 2, questo è V con 1, questo è il vettore V con 2. Perciò qua mi dice che le coordinate di riga sono D con R elevata alla meno un mezzo per la riga 1. A vedere, calcolo dei profili riga, eccolo qua. D con R alla meno un mezzo, U con 1, e qua implementato. Vedete, D con R alla meno un mezzo, l'inversa della radice quadrata di D con R. Ok? Per il prodotto di questa U per gamma. U per gamma. Eccola qua, prodotto di queste due matrici qua, U per gamma.
E queste saranno le coordinate da inserire nei cosiddetti, nel mio grafico, le coordinate dei punti riga, le coordinate dei punti colonna. Vedete, è prodotto dell'inversa della matrice di Cauchy per V per gamma. Allora, vedete, eccola qua, andiamo a vederla per V per gamma per la mia matrice di Cauchy. Eccola qua. E queste sono le coordinate dei punti colonna da inserire nel grafico. Insomma, io quello che io vado a fare è una rappresentazione dei punti riga, cioè vado a rappresentare questi punti. Vedete che adesso sono in uno spazio a due dimensioni. Vedete la coordinata x e la coordinata y. Queste qua sono le coordinate dei punti riga. Le coordinate, poi vedete, studente, commerciante, artigiano e così via. Poi ci saranno anche le coordinate dei punti colonna. Le coordinate dei punti colonna, eccole qua, le coordinate dei punti colonna. Coordinate x e y dei punti colonna. Ma qua sono in uno spazio a due dimensioni. Ma tutto quello che abbiamo visto sul B-plot, che abbiamo visto anche stamattina, riferito all'analisi di componenti principali, vale anche per questo grafico. E cioè, punti vicini, punti, un punto riga qua vicino ad un punto colonna, segnalano che quel determinato profilo riga è caratterizzato da quel determinato profilo di colonna. Vuol dire che gli studenti effettuano per lo più gli acquisti di tipo last minute, al contrario, i dirigenti, vedete, l'acquisto di tipo settimanale, vedete i giornalieri qua, casalinghi, operai, disoccupati. Questo, vedete, la vicinanza di un punto riga e un punto colonna. Poi, i punti che sono vicino alla media indicano i punti che sono vicini al profilo medio, che in questo caso profilo medio era lo 0,0 nel caso delle componenti principali. Qua il profilo medio sono i profili medi esattamente di rigo di colonna, cioè le masse di riga e le masse di colonna. Due punti riga vicini, vedete qua, dirigente e studente sono dalla parte opposta, vuol dire due cose completamente opposte. Imprenditore artigiano, vedete anche imprenditore studente, vedete qua, completamente dalla parte opposta. Liberi professionisti invece vicino qua di impiegato, qua casalinghi, qua li metti insieme agli operai e qua disoccupati. Poi, interpretazione. Come nell'analisi in componenti principali c'era l'interpretazione, c'è anche l'interpretazione, anche qua l'interpretazione. Ma prima di analizzare l'interpretazione è quanto siamo stati bravi? Com'è la quota di varianza spiegata da queste prime due dimensioni? D'accordo? Vediamo, questi profili riga, vedete questa di con C gamma, questo qua, proviamo un po' a farlo se ci riesco. Qua avevamo che i profili riga erano un po', perché a volte la whiteboard funziona, a volte no. Vediamo se la whiteboard funziona, se no non posso farmelo vedere a me. Dai, ok. Perciò qua avevamo che il nostro, qua avevamo D con C elevata a meno un mezzo gamma per questa V, D con C gamma per V, e qua nei punti riga, D con R per U per gamma, D con R elevata a meno un mezzo per U per gamma. Per U per gamma. Allora, proviamo un po' a fare qua la somma dei quadrati. La somma dei quadrati mi viene D con
elevata alla meno un mezzo gamma di trasposto. Facciamo la somma dei quadrati pesati, la somma dei quadrati pesati con D con C, D con C elevata alla meno un mezzo gamma per V, qua mi viene perciò V trasposto gamma trasposto D con C elevata alla meno un mezzo D con C, D con C alla meno un mezzo gamma per V, questa è la matrice identità. Gamma trasposto per gamma non è altro che vediamo un po', V trasposto, gamma trasposto, ok, questo qua sta bene, questo qua è la matrice identità, gamma trasposto per gamma, perciò qua mi viene V trasposto, qua mi viene la matrice lambda per V, vedete tutte esattamente tutte le stesse identiche quantità che io avevo visto nell'analisi in componenti principali. Anche qua la somma dei quadrati, come la somma, la varianza, come la varianza di ogni componente principale era pari al rispettivo autovalore, anche in questo caso la somma dei quadrati di questi elementi per ponderata con l'FI punto, ponderata con questo D con R, non è altro che il quadrato del primo autovalore. Cioè, io ho tutti questi punti riga. Il quadrato di tutti questi punti riga. Vediamo un po'. Questo al quadrato più questo al quadrato per la rispettiva appunto massa di riga. Perciò questa sommatoria al quadrato non è altro che il primo autovalore. Proviamo a farlo. Somma, punto Q. No, beh, somma, vai. Facciamo sommatoria di tutta questa zona al quadrato per la zona che contiene gli FI punto. Per la zona che contiene l'FI punto, che è questa, il nostro vettore RR, sommatoria che contiene l'FI punto, benissimo, questo qua sarebbe il nostro lambda con 1, eccolo qua, il nostro lambda con 1, che c'era già anche implementato, la sommatoria dei quadrati degli elementi qua riferiti alle diverse righe al quadrato, ponderato, e questo qua sarebbe lambda con 1. Ma questo lambda con 1, questo 0,08, questo lambda con 1 non è altro che questo elevato al quadrato. Perché qua sarebbe la radice quadrata, la radice quadrata di lambda con 1. Similmente, questo elevato al quadrato sarebbe il secondo autovalore della matrice S trasposto S. Ecco, perciò vedete l'analogia con l'analisi in componenti principali. Di conseguenza, la somma dei quadrati di questi due elementi rispetto alla somma dei quadrati di tutti questi elementi è la quota di varianza spiegata dalle prime due dimensioni latenti. Al contrario, questo numerino al quadrato, che sarebbe la varianza della prima componente latente, e questo numerino al quadrato diviso l'inerzia totale, la varianza totale, è la quota di varianza che viene spiegata dalla prima dimensione latente. Perciò, vediamo un po' se, eccolo qua, somma di varianza spiegata. Qua vado a fare, questi qua sono i valori singolari. Valori singolari, cioè gli elementi che sono primo valore singolare, secondo valore singolare, terzo valore singolare, quarto valore singolare, radice quadrata degli otto valori. Ok, questa il quadrato sono gli autovalori e
e la sommatoria dei quadrati degli autovalori è l'inerzia totale, perciò l'inerzia spiegata sarebbe il primo autovalore diviso la somma, l'inerzia spiegata dalla seconda dimensione, secondo autovalore diviso la somma, e poi posso fare anche l'inerzia accumulata. Vedete, qua è scritto all'inglese accounted for e cumulative. Questi qua i valori singolari, l'inerzia spiegata e cumulata. Questo vuol dire che la riduzione delle dimensioni, e cioè la sostituzione di due variabili al posto di uno spazio che era di dimensione 4, comporta una perdita di informazione di circa il poco meno del 17%. Cioè in questo grafico, nel grafico qua a due dimensioni, questo grafico è vero con una perdita di informazione bassa del 17%, vuol dire effettivamente questo effettivamente qua tutta la variabilità è qua, è in uno spazio a due dimensioni, perciò la distanza tra i punti righe, tra i punti colonna, la vicinanza tra i punti righe e punti di colonna è vera, perché la perdita di informazione è minima, è per lo più un 15%. D'accordo? Allora, chiaramente le prime due componenti, dimensioni latenti, devono spiegare una percentuale elevata dell'inerzia, insomma un 70-80%. Poi, allora abbiamo detto, riassumiamo, si parte dalle masse di riga, si parte dalle masse di colonna, si calcola la matrice S, si calcola la scomposizione in valori singolari della matrice S. Si controlla il contributo di ogni riga all'inerzia totale, ok? Cioè distanza di ogni riga rispetto al totale, la somma ponderata della distanza di ogni riga rispetto al totale è l'inerzia totale. Questo è perciò il contributo di ogni riga, ma il contributo di ogni riga alla spiegazione di questa dimensione latente. Andiamola a vedere. Vediamolo, vediamolo anche qua. Cioè, la somma dei quadrati della dimensione latente, per esempio 1, qua H è 1, per F con I, è il rispettivo autovalore. Andiamola a vedere questo in Excel, quello che abbiamo visto prima. Eccolo qua. La somma dei quadrati di questi elementi, perciò questa, vedete, questa è una varianza, perché questa è una media zero, perciò sommatore degli y con i al quadrato per f con i, questa è una varianza, d'accordo? Perciò questo 0 punto, questa somma dei quadrati, questa qua è la varianza effettivamente della prima dimensione latente, che è il quadrato del primo valore singolare. Allora, se qua ho la somma per i che varia da 1 a r, perciò il contributo di ciascuna riga, questo qua perciò sarà il primo addendo diviso il totale. Vediamo un po' nella whiteboard. Se io ho una cosa del tipo sommatoria di x con i meno m al quadrato. Ecco, allora, x con i meno m al quadrato diviso la sommatoria degli x con i meno m al quadrato, questa è il contributo della riga iesima rispetto al totale. Qua poi ho anche gli f con i, va bene, però esattamente la stessa identica cosa, in maniera ponderata. Oh, lo vedete questo qua? Perciò c con 1 al quadrato per f23, perciò il quadrato di questo elemento per f1 punto diviso il totale è il contributo della riga iesima all'asse 1, e cioè la dimensione latente 1 è spiegata per lo più dagli studenti. Andiamo a vedere il nostro grafico, la dimensione 1, la dimensione, vedete che gli studenti in effetti sono quelli, se volete, che hanno un angolo con la dimensione 1 che è bassissimo. Qua la dimensione 1 è spiegata per lo più dagli studenti, per quanto riguarda i punti riga. Invece per quanto riguarda il contributo della riga iesima all'asse 2, invece questa è data dai commercianti, dagli impiegati e dai liberi professionisti.
la dimensione 2, commerciante, liberi professionisti, e poi vedete appunto che hanno commercianti, liberi professionisti, ci deve essere anche imprenditore, se volete, imprenditore, beh, sì, 0,159, 0,159, perché anche l'imprenditore sicuramente poi anche questa contribuisce rispetto alla dimensione 2. Allora, come si interpretano? Questo si interpretano, diciamo così, come, se volete, avversione rispetto all'acquisto relativo all'ultimo minuto. Cioè, i dirigenti, gli imprenditori hanno un'avversione, loro non fanno acquisti dell'ultimo minuto, eh. Gli studenti sì, eh. Questo qua invece interpretabile come acquisti, se volete, con cadenza ragionata, a livello magari questo qua giornaliero, poi d'accordo, poi last minute, ricorrenze e così via. Dunque, allora, il contributo di ogni punto riga all'inerzia della dimensione mi dice quali sono i punti dominanti. I punti dominanti, e cioè i punti più importanti nello spiegare l'inerzia di quella particolare dimensione. Perciò vado a fare il quadrato dello score per moltiplicato per il punteggio perché è un punteggio ponderato. Per la frequenza di riga o frequenza di colonna, mi dando l'importanza nella determinare quella dimensione latente h-esima della riga i-esima o della colonna j-esima. Allora, poi, come abbiamo detto, perciò la somma dei quadrati di questi elementi coincide con l'autovalore, e questo l'abbiamo visto. Poi anche il contributo dei punti colonna alla spiegazione dell'asse 1. Perciò il contributo dei punti colonna vuol dire che last minute contribuiscono più di tutti all'asse 1. Perciò all'asse 1 contribuiscono moltissimo i last minute. I last minute, che sono esattamente qua, contribuiscono moltissimo. Vedete l'angolo che in effetti fa questo vettore, che idealmente si può tracciare tra lo 0 e last minute, e la dimensione latente 1 è pari a 0. Vuol dire che i last minute contribuiscono tantissimo alla spiegazione di questo asse latente. Dato che i last minute sono qua, vuol dire che questa è un'avversione all'acquisto dell'ultimo minuto. D'accordo? Ma poi, come al solito, il segno lo posso ribaltare. Se last minute lo metto di qua, però i dirigenti allora mi stanno dall'altra parte. Insomma, last minute va vicino qua agli studenti. Poi, questi, se li ribalto, last minute e studente, invece di avversione all'acquisto dell'ultimo minuto, questa qua sarà la propensione all'acquisto dell'ultimo minuto. Ok, invece vedete la dimensione 2 è per lo più l'acquisto di tipo settimanale. L'acquisto di tipo settimanale. Dunque, andiamo a vedere. Poi c'è la quota di varianza spiegata, c'è l'importanza che ogni punto ha nel determinare la dimensione latente h-esima. E come nell'analisi in componenti principali io avevo la comunalità, ossia la quota di varianza che veniva spiegata dai primi due assi latenti, dalle prime due componenti principali, anche qua la varianza del profilo iesimo è questa distanza che è in un punto che, se volete, che è un vettore in dimensioni. Un vettore che ha una certa dimensione, dimensioni 3, 4, quello che sia. Io quando vado a fare la proiezione in un asse nella dimensione h-esima, lo proietto su una riga, perciò ho la proiezione. E questo rapporto,
Questo rapporto, il rapporto tra la proiezione rispetto al vettore originale in uno spazio di dimensione maggiore rispetto a questo vettore, rispetto a questa coordinata che è uno spazio di dimensione 1, questo non è altro che il cosine al quadrato dell'angolo. Cioè, tanto più è grande questo rapporto, vuol dire che tanto più l'asse h-esimo contribuisce alla spiegazione della varianza della variabile iesima, ma la varianza della variabile iesima in questo caso è interpretabile come la distanza tra il profilo iesimo e il baricentro generale, la distanza tra il profilo iesimo e il profilo medio, cioè la massa di colonna, se faccio riferimento alle righe, la distanza tra la riga iesima e la riga iesima media, cioè il profilo medio di colonna, il profilo medio di colonna, questa qua è la distanza, questa di quanto questa viene spiegata dalla dimensione h-esima. E questa è esattamente la comunalità. Perciò, facendo questo rapporto, io vado a vedere com'è la quota di dI al quadrato, com'è la quota della varianza di questa riga iesima o della colonna iesima, che viene spiegata dalla dimensione latente h-esima. Tanto più l'angolo è piccolo, vuol dire tanto più alta sarà la quota di varianza spiegata, tant'è vero il coseno di 0 è 1. Certo, coseno vicino a 0 vuol dire che sono vicino a 1, cioè la quota di varianza spiegata. Tanto più questo rapporto è elevato, vuol dire tanto più la dimensione h-esima spiega della distanza al quadrato del profilo iesimo dal baricentro generale. Allora, andiamola a vedere queste cose. Perciò, i contributi della riga iesima alla spiegazione dell'asse 1, dell'asse 2, dell'asse 3, dell'asse 4. Invece, ho il contributo della dimensione all'inerzia del punto. Qua io faccio diviso H23 al quadrato. H23 al quadrato è la distanza che ha la riga iesima dal profilo medio. Vediamo H23, eccolo qua, distanza di una riga dal profilo iesimo. Questo 0,77, quanto questo è spiegato dal quadrato dello score rispetto alla dimensione 1? Vedete, in questo caso gli artigiani sono spiegati molto dalla seconda dimensione, gli artigiani. Invece andiamo a vedere gli artigiani e i liberi professionisti. Sono spiegati molto dalla seconda dimensione, artigiani e liberi professionisti. Artigiani e liberi professionisti, eccolo qua, vedete i liberi professionisti e gli artigiani. Come presentano un angolo che è bassissimo rispetto alla seconda dimensione latente. Quando vado a fare la proiezione su questo asse, vedete che hanno un angolo che è bassissimo, quasi nullo, cioè il coseno del loro angolo che formano con l'asse molto vicino a 1. Vedete artigiani e liberi professionisti. D'accordo? Artigiani e liberi professionisti. Perciò, qua mi dice che con riferimento ai profili riga, con riferimento ai profili riga, perciò gli artigiani e i liberi professionisti sono spiegati da questa dimensione 2. Al contrario, andiamo a vedere questo, che è 0,69, questo sono i dirigenti. I dirigenti sono spiegati per lo più dalla dimensione 1. E anche i dirigenti, e anche questi, cos'è sono questi? Sono gli studenti sono spiegati dalla dimensione 1. Vedete l'angolo che questi formano con la dimensione 1, vedete che è molto molto basso. Sono spiegate dalla dimensione 1. Allora,
contributo di ogni punto all'inerzia della dimensione, alla varianza della dimensione 1, 2, poi invece contributo della dimensione 1, 2 alla spiegazione della varianza del punto. La somma dei quadrati di questi due elementi non è altro che la comunalità, la quota di varianza, ossia la quota di distanza del profilo iesimo dal profilo medio che viene spiegata dalle prime due dimensioni latenti. E qua posso vedere i punti che sono spiegati meglio e i punti che sono spiegati peggio. E questo è un po' la disamina dell'analisi in componenti principali. Allora, poi io in MATLAB vi ho messo tutti questi calcolini da fare, o meglio, li vuoi fare? Bene. Se non li vuoi fare, qua si tratta semplicemente di andare a chiamare, di andare a costruire la tabella, fare read.table, di caricare la vostra questa matrice X, di fare la tabella di contingenza, di fare la tabella di contingenze, qua penso che lo facciano tutti, e poi di andare a chiamare la funzione Corana. Se vai a chiamare la funzione Corana, ecco che ti fa tutto. E hai veramente nel giro di qualche secondo tutto il grafico che avevamo visto. Vedete anche questo, anche quello che ci diceva la signorina prima, undock, vedete, la figura la posso mettere dentro oppure undock. Ecco. Allora, vedete, gli acquisti giornalieri sono collegati qua ai pensionati. Questo qua, gli acquisti settimanali, poi e così via. Dunque, andiamo a allora, vediamo un po' quello che vi ho preparato. Quello che io vi ho preparato, andiamo a vedere nel sito. Ok, andiamo a vedere nel sito quello che vi ho preparato Dunque, perciò qua c'è il file di output in MATLAB con tutti i passaggi e questo invece c'è qua dettagli della soluzione MATLAB che adesso andiamo a vedere per chi vuole chiamare semplicemente la funzione Corana. E andiamo a vedere, adesso mi scarico questo file dettagli soluzione MATLAB, adesso apro questo file dettagli soluzione MATLAB, perciò il file deve essere caricato, mi vado a fare la tabella di contingenza tra le variabili che mi interessano, questo almeno dopo 2 mesi, almeno io mi attendo che una persona, non è l'obiettivo di questo corso, fare in modo che uno diventi bravo nella programmazione di MATLAB, non è l'obiettivo del corso di analisi dei dati per il marketing. Qua mi interessa che una persona almeno sappia tirare dentro un file d'Excel e sappia chiamare una funzione. Sappia creare la tabella di contingenze e sappia lanciare una funzione. Allora, se qua questa Corana viene lanciato con un nome di output out, viene lanciato con questo out, poi qua potete andare a vedere anche la documentazione di Corana, perciò se avete installato correttamente l'FSDA Toolbox, se l'avete installato correttamente, qua, maledizione, questa finestra deve andare via. Niente, non vuole andare via. Ecco, oh, beh, è andata via. Allora, quando fate l'help FSDA Toolbox, ok, quando fate andate a vedere le functions e andate a vedere nell'ordine alfabetico Corana. Vedete, Performance Correspondence Analysis.
E qua c'è la spiegazione di tutti gli argomenti di input e gli argomenti di output. La matrice di Cohn-R, la matrice di Cauchy, il profilo di righe, il profilo di colonne, questi residui, tutto quello che ho fatto vedere, la scomposizione in valori singolari, l'indice Cramer, la varianza spiegata e così via. Poi andiamo a vedere, lanciamo allora questa funzione. Lanciamo questa funzione, vi faccio vedere già direttamente l'output. Perciò, se questo qua, l'output, perciò, la funzione vi riporta i valori singolari, l'inerzia, l'inerzia spiegata, l'inerzia, questa qua, la cumulata, che questo corrisponde, qua vi dice la zona di Excel dove corrisponde. Poi, qua vi dice questo overview rows, qua vedete le masse, cioè la frequenza, le masse di righe, cioè le medie ponderate dei profili colonna. Poi, questi scores 1, scores 2, queste sono le coordinate x e y della prima e della seconda dimensione latente. Poi andiamo a vedere questa inerzia. Inerzia è la variabilità del punto, cioè la distanza al quadrato di ogni profilo riga dal profilo medio per la massa di riga. Insomma, la sommatoria degli elementi di questa colonna è l'inerzia totale, la somma dei quadrati dei valori singolari. Poi, altra colonna, qua vuol dire contribution of points to inertia, il contributo del punto alla spiegazione dell'inerzia, della varianza totale, per andare a vedere i cosiddetti punti dominanti. Questo perciò sarebbe il quadrato degli score per gli F con i punti diviso rispettivo autovalore. Perciò i punti più grandi sono i punti che spiegano una quota più alta di varianza appunto in questo caso della prima dimensione latente. In questo caso il contributo dei punti riga alla spiegazione della seconda dimensione latente. Il contributo dei punti alla spiegazione dell'inerzia, alla spiegazione di questo lambda con H, alla spiegazione di lambda con 1 e alla spiegazione di lambda con 2. Va bene? Perciò la sommatoria di questi valori poi sarà 1, perché questi qua sono, vedete, lambda con h è dato dalla sommatoria di questi valori al quadrato per f i punto. Poi andiamo a vedere contributo dei punti alla spiegazione, contributo dei punti alla spiegazione dell'inerzia della seconda dimensione latente. Poi nella colonna 7 il contributo. Invece, la quota di varianza dell'inerzia che è spiegata dalla prima dimensione, la quota di varianza invece dell'inerzia che viene spiegata dalla seconda dimensione. Perché la variabilità totale del punto I è data dalla distanza del punto I rispetto al baricentro, rispetto al profilo medio. E qua vado a vedere il coseno di questo angolo, cioè la quota di varianza. Il contributo la quota di varianza dell'inerzia del punto che viene spiegata dalla prima dimensione. Vedete, il contributo alla dimensione, il contributo della dimensione latente to inertia alla spiegazione dell'inerzia, dato dalla prima dimensione latente o dalla seconda dimensione latente. D'accordo? Perciò quanto la dimensione latente 1 riesce a spiegare di questo d con 1 al quadrato? Invece quanto la dimensione 2 riesce a spiegare di con 1 al quadrato? Va bene? Poi, e questo è tutto questo è dentro out overview rows. Out overview calls è esattamente tutto quanto mi ha riferito alle colonne. Allora, la somma dei quadrati di questo elemento più questo elemento è la comunalità, la quota di varianza dell'inerzia del punto spiegata dalle prime due dimensioni latenti. La somma dei quadrati di questi due, che
sarà circa un 70% se vogliamo, vuol dire che le prime due dimensioni latenti riescono a spiegare il 70% della distanza delle casalinghe, del punto delle casalinghe rispetto al profilo medio. Cioè la percentuale, la somma dei quadrati di ogni riga è la cosiddetta comunalità. Va bene? Tutto quello che ho fatto per anche overviews rows lo posso fare anche per l'overview relativo alle colonne. E questo è appunto il grafico che mi salta fuori in automatico. Ecco, al momento dell'esame, per evitare poi che una persona, poi se una persona non vuol capire niente, vuol far sotto, fare il file sharing così, vabbè, farà il file sharing, però almeno qua mi mette nel grafico almeno nome, cognome, numero di matricola, per essere sicuro che così sia un po' personalizzato, così una persona che non capisce assolutamente niente non può mettere il nome e cognome del grafico, cioè ci deve essere così, se mi viene un qualcosa poi con il nome e cognome di un altro lo vedo subito, ma comunque se due file poi sono esattamente uguali, identici, e ho delle routine che mi fanno in automatico il file compare, se due persone mi danno due file che poi sono uguali, identici, capite che il file sharing c'è stato, eh? Se mi scrive tutto esattamente con gli stessi simboli, nelle stesse posizioni, nello stesso modo, è chiaro che c'è stato un file sharing, eh? Allora, riassumiamo. Nel file, questo qua, con RISPOUT ci sono tutti i dettagli matematici dell'implementazione di MATLAB, che io mai vi verrò a chiedere, però è ovvio che vuoi imparare MATLAB, hai l'occasione, e come al solito quando una persona una cosa ce l'ha in maniera gratuita non lo fa, poi dopo quando è in maniera non gratuita allora è contento di pagare e pagherà e farà i suoi corsi a pagamento, ma certe cose si capiscono in futuro. Adesso avete una cosa che è in maniera completamente gratuita, io sono a disposizione, e la cosa incredibile, poi invece mi chiamano continuamente in futuro dopo la laurea per fare corsi a pagamento. E questo fa parte dell'essere umano. Io faccio sempre l'esempio dei sentieri delle Cinque Terre, che sono una bellezza esagerata, dopo che li hanno messi a pagamento, ecco, c'è stata la folla, cioè la gente è contenta, una cosa che è gratis non riesce ad apprezzarla. Dunque, perciò i passi sono di caricare i dati dentro MATLAB, sono di creare la tabella di contingenza e dopo aver creato la tabella di contingenza chiamare la funzione Corana. Ok, vediamo adesso un altro esempio. Questa è l'analisi delle corrispondenze tra la professione e invece il titolo di studio. Ecco, guardando questo file, qualcuno vuole prendere la parola e dire com'è l'interpretazione. Qualcuno dai, prende la parola. Com'è l'interpretazione di questo grafico? Quali variabili sono? Titolo di studio con modalità elementare, media, superiore, laurea e la professione. La professione le vedete in blu tutte le professioni. Allora, come si interpreta questo grafico? Dai, chi è che vuole prendere la parola? Dai, ragazzi, chi è che vuole prendere la parola? Dai, facciamo gli ultimi 3 o 4 minuti. Chi è che vuole prendere la parola? Dai. Vediamo come si interpreta questo grafico. Dai, qualcuno. Va bene, dai. Allora, cosa vi devo dire? Do un punto in più a chi prende la parola adesso e cerca di interpretare questo grafico. Chi è che vuole avere un punto in più? Oh, avete un più uno sul voto, eh? Dai, chi vuole partecipare, provare, gli do un punto in più. Le ho certifico. Dai, chi vuole, qualcuno intervenga, dai. Chi vuole partecipare? Nessuno? Allora, va bene.
Dai, qualcuno ripeta ancora gli ultimi 10 secondi. Qualcuno vuole partecipare? Allora, la vicinanza, vedete, laurea è vicino insegnante, imprenditore, dirigente. Vuol dire che chi ha la laurea generalmente tende ad avere queste professioni. Chi ha la licenza elementare generalmente sono casalinghe e pensionati, chi ha la licenza media generalmente sono artigiano, operaio, commerciante, e questo qua impiegati, vedete, scuola media superiore. Poi dirigenti, insegnanti, imprenditori sono quelli che più distanti dal profilo medio. Va bene? Poi, anzi, non c'è nessuna professione, nessun profilo che è proprio vicino lì all'origine. Poi, varianza spiegata, vediamo 67% e 22%, varianza spiegata del 90%. Di conseguenza, la riduzione delle dimensioni effettivamente in questo caso è valida, perché questa rappresentazione spiega il 90% dell'inerzia complessiva. E questo è tutto quello che vi salta fuori, appunto, facendo l'analisi delle corrispondenze. La prossima volta, perciò venerdì, iniziamo vedendo altri esempi di analisi delle corrispondenze. Nel frattempo io vi invito a condividermi lo schermo in futuro per qualsiasi cosa non risulta chiara. L'analisi delle corrispondenze perciò è forse uno degli argomenti un po' più difficili. Dopo andiamo, facciamo l'ultima parte, le ultime lezioni, che sono tutte cose molto più semplici. Va bene, ragazzi? Non mi resta altro che ringraziarvi, salutarvi, a meno che qualcuno non abbia qualche intervento. Bene, allora ragazzi, noi ci salutiamo. Adesso metto la lezione come al solito su YouTube e allora ci vediamo invece venerdì, cioè dopodomani, alle ore 14. Alle ore 14. Bene, ragazzi, a venerdì. Ciao, arrivederci. Arrivederci.